Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari. Telefono 080 473 10 35. Mi fa piacere di rivedere costantemente. Analisi infanzia, dermocosmesi, fitoterapia, omeopatia protesica, sanitaria, celiachia, diabete. Fare l'amore. Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari. Il telefono 080 473 10 35. Ma che piacere all'improvviso, accendo piano il tuo sorriso. Thank you.
per stare un po' con te. Questo è lo scopo per cui noi siamo venuti qui, per stare un po' con te, per riflettere insieme a te. E allora ti chiediamo di mandare il tuo spirito su di noi, su chi parlerà adesso, su chi è presente qui in mezzo a noi oggi. Manda il tuo spirito, Signore, perché possiamo aprire il cuore e la mente a tutto quello che tu ci dirai. Vieni Spirito Santo, vieni, vieni Spirito di Dio, scendi su di noi, fondici, parlaci, riempici, vieni, vieni, vieni Spirito Santo. Accoglici, Padre. Abbiamo cantato come un tenero padre, sì. Tu sei un padre buono, un padre misericordioso che ci accoglie così come siamo. Gesù, grazie perché sei in mezzo a noi. Adesso ti contempleremo dopo la riflessione sull'opera di misericordia, ti contempleremo e ascolteremo cuore a cuore quello che tu ci dirai. Spirito Santo, tu che sei l'amore del Padre e del Figlio, vieni e facci essere una cosa sola in te. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci accogliamo e ascoltiamo innanzitutto Romano. Andare a rileggere la missione di Gesù così come è descritta nel Vangelo di Luca, che riprende anche il profeta Isaia. Gesù si trova nella sinagoga di Nazareth, apre il popolo che gli sta davanti e legge: lo Spirito del Signore è su di me. Per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, a proclamare la libertà ai prigionieri, a ridare ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Gesù certamente parlava della sua missione. Ma questa parola descritta nel Vangelo di Luca è straordinariamente bella, feconda e significativa, perché guardate, c'è proprio l'inizio che spiega e che dà senso alla missione. Lo Spirito del Signore è su di me, quindi lo Spirito. La presenza dello Spirito porta ad una consacrazione, cioè ad una unzione. E per questo vi ha mandato a portare il lieto messaggio ai poveri, eccetera, eccetera. Che cosa significa, mi sono domandata? Diciamolo subito. Nonostante gli sforzi anche delle filosofie di Luigi, Gesù non è stato un semplice filantropo, cioè uno che era sensibile ai problemi dell'uomo, uno che provava compassione e si inteneriva di fronte alle ingiustizie sociali. Gesù è molto di più, è il Figlio di Dio consacrato dallo Spirito ed è la presenza dello Spirito che rende capace di dare la vera libertà. Io vorrei essere chiara, se non lo sono me lo dite, su questo. Gesù non è venuto a raccogliere un popolo piagnone che si commuove, che lacrima facilmente, ma un popolo disposto a lasciarsi inondare dalla forza dello Spirito Santo. Altrimenti l'annuncio non serve a niente. È una missione
che a me è molto cara, mi commuove nominarla. Don Franco lo sa perché il mio padre spirituale me ne ha parlato. Madre Teresa di Calcutta, che è diventata anche la mia madrina per tante circostanze che non posso nel dettaglio raccontarvi questa sera, però certamente da quando io all'età di 20 anni mi rappresentai Madre Teresa di Calcutta, qualche cosa in me è cambiato, quindi al di là della rappresentazione. Voi sapete che Madre Teresa ha avuto una vocazione nella vocazione, era una suora ed era un'insegnante di geografia, insegnava in questi collegi in India, inglesi, più belli, con il grado inglese fuori, quindi era una donna che faceva il suo lavoro. Della vecchia legge, parliamo dell'età fascista degli anni 30,